Bentornati ad Extra, il programma di Canale Europa Sport dedicato all'extracampo. Io sono Mara. E io sono Giulia. E Giulia, oggi di cosa parliamo? Come sempre partiamo dal gossip, anzi partiamo da una notizia sul campo. Letteralmente. Andiamo a Napoli, dove la squadra del Napoli ha vinto il terzo scudetto. Matematicamente appunto ha vinto a Udine, alla Dacia Arena, e molti tifosi sono andati proprio in campo a festeggiare con la squadra, rubando anche delle zolle di terra. E queste zolle sono state rivendute su eBay a ben 100 euro. Questa notizia è andata su tutti i giornali, ovviamente, anche perché ha fatto anche un po' ridere la descrizione su eBay, ovvero lo stato non usato e in condizioni nuove. Come si può far dire, cioè, a una zolla dare questa nominazione? Avranno guardato la partita così bene da sapere esattamente quale zolla era stata calpestata o meno, quindi magari le altre sono state vendute come quasi nuove, usate una volta. Ma infatti alcune zolle sono state vendute ben a 700 euro, che è una cosa veramente folle. No, assurdo. Però si sa che anche i tifosi del Napoli sono un po' folli, e infatti andiamo a un altro tipo di festeggiamento, quello di Emily Buono, ex pupa e anche ex fidanzata ormai di Dennis Dosio, che ha deciso di festeggiare a Napoli, proprio in centro città, spogliandosi. Oh signore! Sì. E anche qua i video sono circolati su tutti i social. Ma oltre che lei, anche altre showgirl avevano appunto dichiarato in vari format televisivi che si sarebbero spogliate per celebrare appunto la vittoria di questa squadra, che è la squadra del cuore. Poi l'hanno fatto, non l'hanno fatto? Non l'hanno fatto, e infatti per esempio Raffaella Fico aveva promesso di sfilare in topless, ma si sta parlando anche di Marisa Laurito, l'attrice che ha deciso aveva dichiarato di andare a Napoli, correre a Napoli nuda e avvolta dentro la bandiera del Napoli. Quindi super fan, devo dire. E lei l'ha fatto? Lei non l'ha fatto, ecco. Però anche il pensiero di spingersi fino a quel punto vuol dire che sei veramente una fan accanita. Questo sì, in effetti il Napoli ha vinto dopo 33 anni che non vinceva lo scudetto, quindi mi fa un po' sorridere. 33... No, chissà, magari hanno fatto delle giocate. Forse loro hanno provato a spronare i calciatori in questo modo per dire, vabbè, magari non lo so, perché magari dicono, ma sì, figurati. Ma secondo e poi te, ce l'hanno fatta davvero, quindi... Secondo te è anche un caso che proprio quest'anno l'Argentina ha vinto i mondiali di Maradona, sempre al Napoli? Perché ci sempre sono azzurro state... e bianco. Esatto, ci sono state un sacco di riprese e notizie, insomma, anche... riguardo a questo dualismo che magari è stato il fato, o chi lo sa, chi lo sa? Chi può dirlo? Tra l'altro sulla questione festeggiamenti infiniti di Napoli è stato interpellato anche il regista Paolo Sorrentino, mm-hmm. che è un tifoso della squadra del Napoli, che ha detto che la festa non finirà tanto presto. Questi sembrano essere quasi gli inizi, però sicuramente è una festa che sarà ancora in corso. Quelli che dicono che siamo verso la fine si stanno sbagliando, ma quindi coinvolgendosi anche in questi festeggiamenti infiniti. Tra l'altro la vittoria appunto dello scudetto ha dato molto, diciamo, molto pane per i denti anche per tutti gli alberghi, cioè ha spronato anche il turismo, e infatti Napoli sta vivendo proprio un momento d'oro per quanto riguarda sia il turismo, che vabbè, la cucina, che è qualcosa di eccezionale, ma anche per quanto riguarda la musica, perché adesso il rap napoletano sì. Liberato Liberato, Joliet e moltissimi altri ormai sono sulla scena rap e si stanno facendo largo e appunto sono molto in voga, soprattutto adesso in questo momento.
Ma tra l'altro, proprio liberato, al momento in cui noi stiamo parlando, ha rilasciato una canzone dedicata a Napoli per il suo Napoli, pubblicando il video sul suo profilo Instagram. Quindi ha Bella. generato un'ondata di passione questa vittoria, soprattutto per i napoletani, ma che poi ha trascinato anche tutti gli altri perché li ha coinvolti in maniera incredibile. E tra l'altro volevo collegarmi Sì. perché non solo il Napoli sta festeggiando qualcosa in questo periodo, e qua vi mando un abbraccio, carissimi amici rosso-blu, il Genoa è tornato in Serie A. Chi l'ha detto e ce l'ha fatta in un anno è tornato in Serie A. Quindi abbracciamoci, tifosi e simpatizzanti come me. E tra l'altro, legato a questo aneddoto, Sì. perché poi i genuani festeggiano una doppia cosa: il fatto di essere tornati in Serie A in un anno e il fatto che la Sampdoria stia andando in Serie B. Ah, quindi questo patriottismo da un lato. Quindi i rossoblù praticamente saranno ancora in giro a festeggiare altro che il Napoli, ma soprattutto qua c'è un aneddoto carino che coinvolge un attaccante del Genoa. Dici di più. Il calciatore Albert Gudmundsson, che spero di aver pronunciato bene, tifosi mi perdoneranno, attaccante del Genoa e attaccante della nazionale islandese, durante i festeggiamenti della squadra a Genova è rimasto senza passaggio, a piedi, così. E chi ha trovato? Ha trovato un tifoso che gli ha chiesto se volesse un passaggio per tornare a casa, e lui ha detto di sì. Ha detto: se hai un casco, io salgo con te sullo scooter. E questo tifoso l'ha riportato quindi dove alloggiava, e si sono fatti delle foto. Il calciatore l'ha poi ringraziato anche su Instagram, ha pubblicato una foto e niente, l'ha riportato a casa così, tranquillo, un tifoso qualunque che stava passando di lì e che non si aspettava di poter portare a casa uno dei suoi idoli, che poi gli ha anche regalato la maglietta del Ma cavolo, che sì, fortuna! quella dell'occasione, quindi quella con scritto Only One Year. Perfetto, Che cioè io bello! fossi stata in lui forse, cioè fossi Saresti stata svenuta sul motorino. una tifosa così sfegatata, il mio idolo, uno dei miei idoli che mi sale sul motorino, io così, probabilmente avrei fatto tutto il tragitto così, col timore, ti prego, non schiantiamoci, non prendiamo sassi. Oppure a due all'ora per. Godermi il momento. Esatto, goderti il momento. Ma a proposito di musica, so che anche il Genoa ha cambiato da poco un po' l'inno. Diciamo che allo stadio adesso si canta anche questa canzone nuova. Che mi dirai Brescia, tu? guasto d'amore. Che mi hai detto prima di essere molto fan? Sono molto fan e mi piace moltissimo, anche perché Brescia ultimamente l'ha pubblicata, però negli anni scorsi in concerto la cantava un po' segretamente, senza averla pubblicata sotto etichetta. Ah. Quindi i fan più accaniti la conoscevano già e quindi ha fatto il boom ed è stata adesso nell'ultimo periodo in vetta alle classifiche, anche perché Guasto d'amore sembra anche un po' il guasto per una ragazza, invece è proprio quello per la sua squadra, per Per i grifoni. i grifoni, esatto. Ed è così anche perché Brescia è un grande fan del Genoa e per questo ha pubblicato anche un TikTok, quindi torniamo al lato social, ha pubblicato uno o forse anche due dove inquadrava lo stadio, era in prima linea a bordo campo, dove inquadrava lo stadio e tutto lo stadio in coro cantava la sua canzone. Credo che anche quello sia un grande momento d'orgoglio, soprattutto per la tua città. Eh sì, soprattutto è riuscito a creare una canzone che ha unito tutti, perché bene o male tutti hanno decretato che è veramente, che questa sia veramente una grande canzone, un grande inno, e quindi è riuscito a collegare non solo i genuani, ma anche Tutti. forse non i sampdoriani. Questo non lo so, mi sa di no. Tra l'altro, a proposito di video virali, Sì.
Mi faceva simpatia nominare anche la tifosa nerazzurra che sta spopolando in questo momento Ah, per come no? eccellenza, nonna Giuseppina. Nonna Giuseppina che è salita alla ribalta durante la partita di Inter-Lazio per il suo tifo sfegatato che ha suscitato molta attenzione, ma che tra l'altro lei poi ha detto di quella non era la sua prima volta allo stadio e non era No. neanche una delle sue poche volte. Ci va spesso e è stata una di quelle volte che è capitata Maxi nel schermo. maschile, sì, inquadrata. Per cui è stata vista e apprezzata, tant'è che, come mi dicevi anche tu prima, mi hai fatto notare prima, Zanetti le ha dedicato un video, le Esatto, ha salutata. ha suscitato anche la tenerezza del capitano per eccellenza dei neroazzurri, Zanetti, che appunto l'ha salutata e ringraziata in un video. E lei tra l'altro si è spinta oltre perché ha raccontato che comunque mentre era lì sugli spalti tra i festeggiamenti, le cose e altro, è riuscita a intercettare il suo attuale, perché lei ci ha tenuto in questo momento, in questa formazione, giocatore preferito che è Nicolò Barella, che le ha regalato una maglia e si è spinta oltre, ha detto pure anche chi non preferisce particolarmente in questo momento e Rullo di tamburi. chi è secondo te? Tre giocatori. Correa. Correa. Correa dice di non apprezzare moltissimo Correa, ma chissà se cambierà idea, forse dovrebbe fargli un video. Può Un video. essere. Correa, fai un video per nonna Giuseppina in modo tale che lei possa apprezzare anche te e in questo modo lei possa apprezzare la totalità della rosa dell'Inter in questo momento. O no? Sì, perché no? Appello per Correa. Un video per nonna Giuseppina. Nonna Ok? Giuseppina che diciamo quanti anni ha? 86, 86 anni. Tra l'altro ha detto che suo marito tifava Foggia, ma che perché poi lei è stata trapiantata a Torino, trapiantata, che però dice che comunque non è che ne capisce, insomma, ma sì, tifava Foggia, ma anche no, tifiamo Inter. Questo è quello che io ho letto tra le Ma righe. Mi corregga se sbaglio, nonna Giuseppina. l'importante comunque è essere grandi fan e sostenere anche, cioè, le squadre sì più diciamo in voga, ma anche come abbiamo visto il Napoli e il Genoa, che comunque sono squadre appunto che non vincono ogni anno lo scudetto, Ehi, però piano, in piano. questo caso. Piano col Genoa, il Genoa è la prima squadra d'Italia, 1893 e tra l'altro con 9 scudetti vinti, Non so se mi spiego, cioè, Momento. quindi più del Napoli. Che comunque vabbè, li ha vinti quando Ma comunque giocavano tra di loro praticamente, però non conta. Se ne guardi la calcolatrice alla mano, 9 maggiore di 3. Detto ciò, sì, è grande Napoli, vero. però È vero, hai ragione. Però non saranno mai il numero dell'Inter, della Juventus e del Milan. Quindi era questo il succo del discorso. Napoli e Genoa, che comunque hanno dei fan super sfegatati, come esempio te. Dove sai esattamente il primo scudetto vinto e quanti scudetti vinti? Il primo vinto non me lo ricordo. La squadra è stata fondata nel 1893 e lo so perché mio padre è un gran tifoso del Genoa. Non è riuscito a trasmettere proprio in toto questa passione, ma le nozioni che so, le so grazie a lui. Ciao papà. Esatto, posso dire che ha fatto davvero un buon Beh, lavoro. questo non lo so, non lo so, però grazie per le conoscenze sul Genoa. Va bene, allora diciamo che per oggi abbiamo tirato fuori abbastanza gossip. Oggi ci siamo attenute molto all'extracampo, ma Vero, intorno al campo. vero. Prossima volta torniamo Al gossip puro, puro, puro. puro puro mischiato con se, mischiato sempre col calcio. Puro, ma col calcio. Alla Vediamo. prossima, ciao! Ciao!